Buona giornata, riprendiamo oggi la nostra conversazione sul matrimonio. Abbiamo visto l'altra volta le dimensioni e il valore, secondo la scrittura, del matrimonio che abbiamo chiamato creazionale, cioè l'unione fra un uomo e una donna, secondo il progetto di Dio, che in ogni caso riceve la benedizione, perché la benedizione sull'uomo e la donna è una benedizione che va oltre il mistero del peccato, perché Dio disse crescete e moltiplicatevi, ed Eva, nonostante il peccato descritto da Genesi 3, partorisce Caino, partorisce Abele, partorisce Set. Ma abbiamo anche detto che questo matrimonio creazionale ha come l'esigenza intrinseca di perfezionarsi nella dimensione sacramentale. Chi è nel Signore attraverso il battesimo si sposa nel Signore, cioè il suo matrimonio vissuto in obbedienza al progetto di Dio è un matrimonio sacramento. Allora la domanda è chiara: se ogni matrimonio creazionale, quindi secondo il progetto di Dio, riceve la benedizione di Dio, cosa accade in questa realtà nuova che è la dimensione sacramentale? Accade qualcosa che è un di più, un perfezionamento di una semplice benedizione. Ora, Papa Francesco, per venire alle ultime manifestazioni del Magistero, nella sua enciclica Amoris Laetitia, dopo aver parlato dell'amore fra gli sposi, passa a indicare alcune caratteristiche del matrimonio sacramento. E io ne enucleo quattro: è un dono dello Spirito per gli sposi, è una vera vocazione per i battezzati, è una via di santificazione, e nel matrimonio sacramento gli sposi sono ministri della consacrazione del loro legame nuziale. A queste precisazioni del Papa, noi faremo seguire come conclusione una riflessione sulla famiglia cristiana, la famiglia che nasce da questo sacramento. Il dono del matrimonio. Come ogni sacramento, il dono del matrimonio è un dono dello Spirito Santo. Nel sacramento del matrimonio, l'amore coniugale degli sposi è reso partecipe dell'amore santificante di Cristo per la Chiesa sua sposa. E quanto dice Paolo nella lettera agli Efesini, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Cito il Papa: il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi, perché la loro reciproca appartenenza e la rappresentazione reale per il tramite del segno sacramentale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Quindi gli sposi cristiani, vivendo questo rito liturgico, ricevono il dono dello Spirito che rende il loro amore coniugale partecipe dell'amore Cristo-Chiesa. Permettetemi un confronto con l'Eucaristia. Nella celebrazione eucaristica abbiamo bisogno del pane. È necessario. Se non c'è il pane, non c'è nulla che possa diventare corpo di Cristo. Così nel sacramento del matrimonio l'amore degli sposi è essenziale. Se non c'è questo amore coniugale, cioè un amore di consegna totale l'uno all'altra, la celebrazione diventa vuota. Ma il dono dello Spirito scende sull'amore coniugale degli sposi e lo trasforma, lo rende partecipe dell'amore di Cristo verso la Chiesa. Ed è qui che si inserisce l'idea di vocazione.
La vocazione è allo stile sacramentale del matrimonio, cioè a vivere secondo il suo compimento sacramentale. Dice sempre il Papa al numero 72, è lo stesso numero, il matrimonio sacramento è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Ma l'amore di Cristo verso la Chiesa è stato un amore che ha comportato la croce, un amore sino alle ultime conseguenze, definitive, un amore ad ogni costo. E questa è la vocazione all'amore al sacramento del matrimonio, a un matrimonio sacramentale, a un amore sino alle estreme conseguenze. Sono disposto io a consegnarmi e ad accogliere la donna, mia sposa. Io ovviamente parlo da un punto di vista maschile. Sono disposto a questo qualunque cosa accade, perché questa è stata la scelta di Cristo. Allora, quando questo avviene, quando c'è la vocazione di essere disposti a vivere fino in fondo questo dono, il dono dello Spirito trasforma il mio amore e lo rende santificante. Questa è una novità che Papa Francesco porta al numero 74. L'unione sessuale, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento, è a sua volta per gli sposi via di crescita nella vita della grazia. E continua: tutta la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra di loro, con i loro figli e con il mondo, sarà impregnata e robustita dalla grazia del sacramento. Pertanto ogni espressione autentica di amore coniugale è trasformata dalla grazia del sacramento in gesti di santificazione. La mia crescita nella santità come battezzato ha un percorso chiaro, lo sappiamo, la preghiera, ricevere i sacramenti, la carità, ma all'interno del matrimonio sacramento, per me, marito, vi è una via di santificazione speciale, unica, amare mia moglie. E per mia moglie la via di santificazione come moglie è amare me, suo marito. In ogni espressione dell'amore coniugale, purché sia vissuta in modo umano e quindi libero, consapevole, secondo il progetto di Dio, e sia santificata dalla forza e dalla grazia di questo sacramento. E quindi in questa realtà di santificazione reciproca gli sposi vivono la loro ministerialità. Nella donazione e accoglienza reciproca attraverso il consenso liturgico gli sposi sono veramente ministri del sacramento e quindi del dono dello Spirito. Leggo in Amoris Laetitia 75: secondo la tradizione latina della Chiesa, nel sacramento del matrimonio i ministri sono l'uomo e la donna che si sposano, manifestando il loro mutuo consenso ed esprimendolo nel reciproco dono corporale, ricevono un grande dono. Quindi, consegnandosi l'uno all'altro, gli sposi consegnano la loro unione definitiva a Dio e invocano il dono dello Spirito che li consacra nel vincolo nuziale. Questa è la visione nostra cattolica latina. Certamente dovremo interrogarci sul valore della benedizione da parte del sacerdote, ma il fondamento della nostra visione cristiana, cattolica e latina è che gli sposi
consegnandosi l'una all'altra, insieme come ministri del sacramento, consegnano la loro unione a Dio, che la consacra con il dono dello Spirito. E quindi, come per esempio nel battesimo e nella confermazione, siamo stati consacrati a Cristo personalmente, attraverso l'immersione in Lui definitiva, attraverso l'unzione dello Spirito, così nel matrimonio gli sposi sono consacrati a Cristo non tanto personalmente, ma nella loro unione. È la loro unione che viene consacrata e sigillata dal dono dello Spirito. Da questo dono, da questo grande dono, nasce una famiglia che è cristiana nella sua struttura e nel suo fondamento sacramentale. La famiglia cristiana è una famiglia che, come dice il Concilio, è come una chiesa domestica, una realtà ecclesiale vissuta tra le pareti della domus, della casa, così dice il Concilio. Ma all'interno di questa realtà familiare i due sposi vivono un ministero particolare. Dal sacramento del matrimonio gli sposi ricevono un compito, un ministero loro proprio, che possiamo vederlo come secondo cerchi concentrici sempre più allargati. Prima di tutto il ministero verso il proprio coniuge, ed è il ministero della santificazione reciproca, che non deve essere vista solamente in una dimensione negativa, come in alcune battute: vivendo accanto a te sono diventato santo o santa. Non è solamente la sopportazione che ci rende santi. La via di santità è una via di gioia, è una via di pienezza di vita, e come abbiamo detto prima, questo ministero di santificazione avviene attraverso tutte le dimensioni dell'amore coniugale. Ma insieme gli sposi vivono il loro ministero al di fuori della loro coppia, in un'apertura che prima di tutto è verso i figli e il nucleo familiare. Prima di tutto verso i figli, accogliendo la vita che Dio vuole donare loro e educandola, perché nella tradizione della Chiesa la procreazione è sempre stata legata all'educazione. Chi accoglie il dono di un figlio accoglie la responsabilità di educarlo, educarlo alla fede ed educarlo alla vita sociale. Questa è la grande tradizione della Chiesa da più di 1000 anni. Ma ci può essere anche un'apertura all'affidamento di figli, di situazioni particolari. Credo che debba inserita anche qui l'assistenza verso i propri genitori anziani, quarta parola della legge: ricordati di tuo padre e di tua madre quando non saranno più in grado di badare a se stessi. Questo è l'onorare il padre e la madre, non altre cose. Questo è l'assistenza dei genitori quando non saranno più in grado di badare a se stessi. Ma il ministero si amplia verso la comunità ecclesiale, e sono i compiti che una famiglia cristiana può vivere nella propria comunità parrocchiale, per esempio verso altre famiglie, in una condivisione, in un'assistenza reciproca. Può essere il ministero della evangelizzazione, anche come avviene talvolta lasciando il proprio paese. È un ministero proprio dei coniugi e della famiglia cristiana. E infine, i coniugi e la loro famiglia hanno il compito verso la società di renderla sempre più cristiana, in senso, potremmo dire, di uscita. Pensiamo alla presenza nella scuola, nei consigli scolastici, ma hanno anche un compito di discernimento, quindi non solo in uscita ma anche di entrata,
accogliendo quei valori che il mondo propone e che attraverso il discernimento alla luce della parola di Dio sono riconosciuti come compatibili con la fede cristiana. Questo primo passo del discernimento è compito della famiglia cristiana. Il magistero interviene sempre all'ultimo, dopo che i battezzati hanno compiuto il loro discernimento in forza del carisma profetico del battesimo e del matrimonio, il magistero li conferma oppure in qualche modo li corregge, perché questo è il compito proprio del magistero, ma qui siamo andati in un altro sacramento, quello del ministero ordinato, che vedremo la volta prossima. Pace e bene a tutti, ma in modo particolare a tutti gli sposi cristiani che vivono la loro fede e la loro vita nel Signore.